olio d'oliva, 50 g di formaggio grattugiato. Scrivete tutti gli ingredienti perché vedete abbiamo iniziato prima il riepilogo, poi non dite che non riuscite a prendere gli ingredienti. Allora, abbiamo preparato le nostre patate, le abbiamo schiacciate, abbiamo aggiunto un rosso d'uovo, abbiamo aggiunto il pepe nero, il sale, il prezzemolo, l'olio d'oliva, 50 g di pane grattugiato e abbiamo impastato il tutto. Dopodiché abbiamo fatto il nostro ripieno. Aspetta, ripieno, aspetta, sì, aspetta, sì, sto prima spieghiamo sì. Il fagottino per il ripieno. Abbiamo detto che 50 g di formaggio grattugiato, abbiamo detto che poi ci vuole il pane grattato all'interno del nostro impasto per renderlo più compatto, perché altrimenti si sfalderebbe, e poi abbiamo detto che se si fanno fritti ce ne vuole un po' di più, poi la consistenza è in funzione del fatto di quello che bisogna fare poi con il nostro impasto. Per il ripieno 500 g di broccoli, 200 g di salsiccia, 100 g di formaggio grattugiato, 50 g di provola affumicata. Abbiamo preso la nostra salsiccia fresca, l'abbiamo spellata, l'abbiamo fatta a pezzettini, l'abbiamo messa in una padellina, l'abbiamo portata a cottura con un po' d'aglio, abbiamo aggiunto poi quasi a fine cottura della salsiccia anche i broccoli, abbiamo aggiunto un po' di sale e abbiamo cotto bene finché preparando una cremina, tolta dal fuoco abbiamo aggiunto il formaggio alla fine. E dopodiché il nostro impasto veniva inserito nei fagottini insieme alla provola affumicata a parte. Abbiamo chiuso i nostri fagottini, abbiamo passato in pan grattato, l'abbiamo messo in forno a 180 gradi per un quarto d'ora. Perfetto, i nostri amici fagottini hanno scritto sicuramente tutto, cara regia, passiamo al prossimo piatto. Involtini di melanzane, una melanzana, 8 alici, pinoli, prezzemolo, sale, pepe nero, olio d'oliva, 200 g di formaggio grattugiato, 100 g di pane grattugiato, pane raffermo e olio di semi. Abbiamo preso la nostra melanzana, l'abbiamo tagliata a fette sottili, l'abbiamo soffritta, l'abbiamo resa un po', l'abbiamo fatta appassire un po', poi abbiamo preparato il nostro impasto per il ripieno. Abbiamo preso 8 alici, le abbiamo tagliate sfilettate, tolte della lisca centrale, abbiamo tolto anche il filo che hanno all'interno, abbiamo fatto a pezzettini, abbiamo messo insieme a del pane raffermo grattugiato che abbiamo messo in padella prima con un po' d'olio, abbiamo fatto insaporire, poi abbiamo tolto dal fuoco e abbiamo aggiunto le nostre alici, dei pinoli, del prezzemolo, un po' di pepe nero, il formaggio grattugiato. Dopodiché abbiamo riempito le nostre melanzane, le abbiamo avvolte, le abbiamo passate ancora nel pane grattugiato, le abbiamo messe in forno anche queste per 15 minuti a 180 gradi. Perfetto, vediamo se le nostre amiche da casa sicuramente avranno scritto. Andiamo al prossimo piatto, regia. Risotto con gamberetti in crema di melanzane. Per il risotto 400 g di riso, 300 g di gamberi sgusciati, 200 ml di vino bianco, aglio, sale, prezzemolo, pepe nero, olio d'oliva. Allora, abbiamo passato un po' d'olio con un po' di aglio in una padellina, abbiamo aggiunto il nostro riso, poi abbiamo aggiunto mezzo bicchiere di vino bianco, abbiamo portato a ebollizione, abbiamo aggiunto dell'acqua per portare il nostro riso a cottura, del sale, del pepe nero, un po' di prezzemolo. Quasi a fine cottura abbiamo aggiunto i nostri gamberi sgusciati e dopodiché abbiamo preparato la nostra crema che è andata a completare il piatto alla fine nella mantecatura finale. Ecco qua. Per la crema. Aspetta che la crema adesso la diamo, sì. Aspettiamo che copino sì, le nostre sì, amiche. Con calma. Per la crema, una melanzana, aglio, sale, pepe nero, prezzemolo, olio d'oliva, 110 g di pinoli e 10 g di capperi. Abbiamo preso la nostra melanzana, l'abbiamo tagliata a tocchettini. Io ho consigliato una melanzana di quelle viola mature, perché hanno un sapore meno aceduto delle altre. L'abbiamo messa in una padellina, l'abbiamo fatta cuocere bene, finché non cominci a schiacciarsi. Dopodiché le abbiamo passate in un contenitore dove abbiamo aggiunto, insieme alla melanzana fatta a cubetti già bella rosolata, dell'aglio, del sale, del pepe nero, il prezzemolo, l'olio d'oliva,
10 grammi di pinoli che noi abbiamo tostato precedentemente in una padellina senza nulla, quindi senza olio e senza niente, e 10 grammi di capperi sotto sale sciacquati ben bene. Dopodiché abbiamo passato tutto, abbiamo frullato tutto insieme, abbiamo frullato la nostra crema che è andata a completare il nostro piatto a fine cottura nella mantecatura finale. Perfetto, e anche il risotto è andato. Poi abbiamo fatto la tagliata. Ah, il filetto che è nel forno, lo controlliamo. Nel forno, sì. Filetto di orata al cartoccio. Possiamo farlo insieme. In pesto di alici, lo facciamo insieme. Vediamo se... Due orate da 400 grammi, 8 pomodorini, sale, pepe nero, prezzemolo e aglio. Tra poco daremo gli ingredienti per il pesto di alici. Vieni qua, Jerry, gentilmente. Sì, togliamo da lì che è caldo. Sì. Ecco qui. Allora, abbiamo preso la nostra orata, l'abbiamo sfilettata. Nel caso avete un bravo pescivendolo, lo fate sfilettare direttamente dal pescivendolo, risparmiate del tempo. Sì. All'orata abbiamo aggiunto un po' di sale, abbiamo preso un po' di pomodorini, li abbiamo tagliati a rotelline, li abbiamo messi sopra, il pepe nero, il sale, il prezzemolo, un pizzico d'aglio. Abbiamo messo tutto in un po' di carta stagnola con dell'olio, abbiamo messo in forno per 20 minuti. Sempre a 180 gradi. E poi abbiamo fatto il pesto di alici. Pesto di alici con 100 grammi di alici, 20 grammi di pinoli, aglio, prezzemolo, sale, pepe nero e olio d'oliva. Prego, Jerry. Per il pesto di alici abbiamo preso questo, è un piatto che si fa praticamente quasi subito, solo noi abbiamo usato le alici fresche che abbiamo marinato precedentemente. Basta un'oretta con un po' di limone. Quindi portano un po' di cottura, il limone stesso porta alici un po' di cottura. Poi abbiamo aggiunto il prezzemolo, abbiamo messo le nostre alici nel prezzemolo, 20 grammi di pinoli sempre tostati, dell'aglio, del sale, del pepe nero, abbiamo aggiunto l'olio d'oliva e abbiamo frullato tutto insieme per preparare il nostro pesto. Perfetto, il tempo a nostra disposizione, Jerry della Baia dei Greci di Capocolonna. Il tempo a nostra disposizione è finito. Salutiamo anche tua moglie Paola, il tuo aiutante. Grazie. Vogliamo Leonardo. Leonardo, famosissimo, ormai è diventato famosissimo. Noi vi diamo appuntamento a domani sera alle 20 a MasterChef. Grazie, arrivederci. Grazie.